Questa è la mia primissima live, non so se sto facendo bene, se è tutto corretto, se arriverà gente oppure no. Comunque, questo è un video dal vivo. Oh, sì, sta arrivando gente! È un video dal vivo, quindi se non ti piacciono questo tipo di video, ti consiglio di andare a vedere gli altri che ci sono sul mio canale. Ciao a tutti! Oh mio Dio, ma allora questa live funziona! Siete già in 47, fantastico, fico, fico. Vi devo confessare una cosa, io non ho mai partecipato ad una live. Ma si sente, ragazzi? Ditemi se si sente, per favore. Ragazzi, si sente, perché state dicendo solo ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, però ditemi se si sente questo video. Ok, bene, si sente, ok, a posto, ok, grazie mille a tutti quanti per averlo detto. Oh mio Dio, ma sono tipo peperone io qui sopra, ah, oh, caldo. Allora, benvenuti alla mia primissima live. Voglio dargli tutte le volte un tema e quindi voglio appunto leggere i vostri commenti e sviluppare su quel tema un po' il video, perché questi video rimarranno sul mio canale ovviamente, cioè quindi alla fine di questo streaming lo potete rivedere sul mio canale come video settimanale, quindi i miei video settimanali alla fine saranno tre, nonostante uno sarà una live e gli altri saranno video normali. Natalia Valentini, ti saluto, sì, ciao! Anna, che carina che sei! Tina Fantasia mi dice sei top, ciao! Ci sarà durante tutto questo video ovviamente questa faccia qui, che è la faccia da lettura dei commenti per una miope, e è un problema. E ragazzi, sentite tutti? Si vede bene? Sì, no? Saluti anche a me, Elisa Sparkles, ma certo! Viviana mi dice devo studiare, tu fai le live? Sì, hai ragione, scusami. Qualcuno mi ha chiesto, aspettate, Valentina ha chiesto, i tuoi capelli sono fantastici, come li fai? Con la Beach Waves di bellissima Dimetek, che è molto carina. Ci aspettiamo uno stacchetto musicale alla fine ovviamente. Sì, ma live, ragazzi, live è una figura di merda assicurata, lo stacchetto. Perché io, non sapete quello dell'ultimo video di stacchetto musicale, quante volte ho dovuto provarlo. Oh, grazie Katia per dirmi che mi stanno bene così i capelli. Allora iniziamo subito, voglio farvi vedere. La telecamera si muove, mi dice Alessandra. Sì, 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 perché in realtà non è una telecamera, è l'iPad. Infatti vi voglio chiedere anche questo, la qualità video è buona? Perché è il primissimo live che faccio, quindi non lo so. Camilla, ciao. È la primissima live che faccio e quindi non so se la qualità audio va bene, la qualità video va bene. Questo è un iPad, è per quello che si muove, perché io ho quel braccio che vi ho fatto vedere a San Valentino, l'ho accrocchiato in modo tale da riuscire ad avere l'iPad qui, perché non mi piacciono i live dove si muovono le cose, lo volevo comunque precisino. E bene, io direi di iniziare. Loredana, certo che ti saluto, ciao, non riesco sicuramente a salutare tutti, ma io direi che a questo punto possiamo far partire la sigla, che ne dite? Perché mi sembra giusto, in ogni video ci deve essere la sigla, questa cosa che non c'è la sigla in questo video mi disturba a vari livelli. E Aurora Zoraide mi chiede, Dani parlaci del cambio casa, no, non è il tema di questo video, accidenti, non mi portare fuori tema che già è molto molto difficile. Ok? Ma va bene, semmai poi ve ne parlo. Però prima facciamo l'unboxing e devo trovare un video dove, cioè un video tipo dove c'è la mia sigla. Ma no, no, non devi partire così, brutto bastardo a tradimento. Ok. No, basta, 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 basta. Ok. Bene, perfetto. Nina, certo che ti saluto. A posto, ping, fantastico. Siete fantastiche, avete fatto la sigla nei commenti. Oh mio Dio, siete le persone più fantastiche del mondo. Allora, Aurora Ruffino mi chiede per favore mi saluti. Sei carinissimissimissimissima. Grazie, cara. E con la sigla è tutta un'altra storia, vero Elisa? Fantastico. Allora, Crazy Enemy dice mi saluti per favore. Certo. Ciao a tutti, oh mio Dio, che carino! Margherita mi chiede quanto ti manca, mi mancano 4 diottrie, e infatti io tutte le volte che mi tolgo gli occhiali mi dicono oh mio Dio che occhi grandi, perché in effetti sono molto più grandi senza occhiali, e niente, quindi io adesso mi farò l'operazione a breve, dovrei farla ad aprile se tutto va bene, e niente.
Stai tipo impazzendo a leggere tutto, mi dice a punti di vista. Sì, è terribile perché poi io vorrei leggervi tutti, vorrei rispondervi a tutti, ma non riusciamo ad avere un tema altrimenti. Cioè, sono già 5 minuti. Non è possibile, io non ho fatto niente in questo video. Intanto vi voglio ricordare, sono stata brava, ho fatto i compiti, di mettere un like a questo... Ah no, non ho calcolato una cosa, si vedono al contrario! Oh mio Dio, che cosa fastidiosa! Comunque, mettete un mi piace, iscrivetevi e scampanellatemi. Adesso, questa cosa qui è terribile. Questa cosa che non si... Che si vedono al contrario. Ah no, lo vedete dritto? Ah ok, perfetto, perfetto. Siete delle ragazze fantastiche che mi correggete con queste, in queste mie gaffe. My house... Aspettate, scusate. My... House Trip Made mi chiede come funziona l'operazione alla vista, è un po' complicato, non sono la persona giusta per parlarne. E io faccio, ti posso dire che io faccio la PRK, che è un'operazione fatta completamente da un macchinario e non dalla mano umana, quindi è molto più, diciamo, veloce. Poi magari puoi, dicendo il nome PRK, puoi semplicemente dire all'oculista di cosa si tratta. Ma stai registrando dal PC? No, sto registrando dall'iPad Air, no, dall'iPad Pro. È un iPad Pro questo, io mi dimentico anche le cose. Allora, volevo iniziare a farvi vedere degli acquisti, visto che nell'anteprima c'è quello di Victoria's Secret. Voglio farvi vedere cosa ho comprato. Ho comprato una cosa sola. Ah, e volevo dirvi che i vostri commenti rimangono poi una volta pubblicato il video. Quindi nel caso non riuscissi a rispondere adesso, io risponderò dopo, quando mi vado a rivedere tutti i vostri commentini adorabili. Quindi non vi preoccupate, in qualche modo facciamo. E cosa mi hai scritto? Daisy dice: quando fai l'operazione ti togli quegli occhiali, finalmente niente più riflesso. Esatto. Non dico che è il motivo principale per cui lo faccio, ma sarà un bel plus. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Victoria's Secret. Ah, Cecilia, mi dispiace che hai l'influenza. Vi faccio vedere cosa ho preso da Victoria's Secret. Da Victoria's Secret ho preso Sparkle Sophie Twilight. Mi mandi gli auguri che oggi è il compleanno di mia sorella. Ciao, sorella di Sophie, di Sparkle Sophie Twilight. Ciao. Allora, cerco di distrarmi meno con i commenti. Allora, praticamente... da Victoria's Secret ho fatto un acquisto che in realtà non si è fatto pure pagare. Qualcuno mi chiede senza occhiali come sarà la sigla. Ci saranno lo stesso gli occhiali, perché io sono nata su YouTube con gli occhiali. Ma che domande, un cuore senza niente non si può fare. E poi soprattutto non tutti lo guardano, ma sono occhiali da sole, quelli del logo, perché sono colorati, quindi sono da, diciamoci che sono da sole, in realtà sono questi. Allora, da Victoria's Secret ho preso questo, che non so se vedete quanto l'ho pagato, li mortacci loro. No, però i messaggi no, ok. Allora, questo è un beauty che ho preso da Victoria's Secret di recente. Praticamente alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, che io frequento tantissimo, è tipo la mia seconda casa. Che cosa triste. Ah, Dalila Piccolomini, ciao. E allora, praticamente è un beauty, io lo cercavo proprio così, perché io porto una quantità di cose dietro che voi non vi potete immaginare, non tanto trucchi, ma roba per la pelle, Clarisonic, la roba, perché veramente, cioè non so, io quando viaggio devo avere tanta roba dietro e non mi sento a casa se non ho tanta roba dietro. La cosa che io non posso, tipo, tagliare questo video mi sconcerta un po', ma chissà se vi divertirete lo stesso. Allora, praticamente costa 50 euro questo aggeggio ed è così, è rosa e nero, io spero che la telecamera renda bene i colori, e è così, cioè praticamente è semplicissimo, ha due tasconi, uno sotto, uno sopra, cioè cosa sto descrivendo, c'ha due tasconi. E quindi niente, ancora non l'ho usato e volevo chiedervi se vi potrebbe interessare un video su come tipo how I pack my makeup, qualcosa del genere, tipo su come faccio il mio beauty per andare a fare dei viaggi più o meno lunghi, cosa che faccio abbastanza spesso per lavoro. Quindi questo è il mio acquisto di Victoria's Secret. So che molte si immaginavano una porno creamy con un completino straccionato, ma io non lo so, io sono più da reggiseno color carne. Ah, vediamo, aspettate, escono un po' indietro i commenti. Sì, Dani, la tua spontaneità è una cosa, la cosa più bella, ma grazie Rina, che carina che sei.
mi dite che sì, vi interessa il video, sono troppo contenta che vi piace. Oh, che carini che siete. Porno creamy is the way, dice Letizia, yeah. Sì, certo, io sprizzo sex appeal da tutti i pori, non mi vedete? Allora, adesso vi faccio vedere altri pacchi che mi sono arrivati, questa volta dalle aziende, e poi chiudiamo con dello shopping che ho fatto io. Questo l'ho comprato io, questi me l'hanno mandato le aziende, e dopo quando ricompro io ve lo dico. Quindi, allora, per primo vi faccio vedere il pacco, che in realtà io ho già aperto, non è un vero e proprio unboxing, perché ci devo collaborare, e lunedì uscirà un video in collaborazione con loro. Ovviamente questo live non è sponsorizzato, vi faccio vedere le cose così spontaneamente. E praticamente è un brand che ha fatto una linea bio, si chiama Fisionatura, e questa è la parte bio della loro linea che mi hanno voluto inviare, e ci farò un progettino un po' creativo per il video di lunedì. E praticamente, come vedete, mi hanno mandato un sacco di roba, e io è tipo 3 settimane che ce l'ho in questa scatola perché volevo fare questo video. Early Morning 11 mi dice: ma sei dimagrita? No. Cioè, io sto cercando di stare attenta mano a mano, però non dimagrisco più di tanto. Cioè, nel senso, è un work in progress. Sto cercando di imparare a mangiare bene più che dimagrire. E mi sto muovendo un sacco, quindi sono contenta. Ciao Federica Scandurra, grazie! Allora, vi faccio vedere le cose che mi hanno inviato. Mi hanno inviato essenzialmente degli oli, che sono praticamente degli oli che hanno dentro 7 oli delle meraviglie. Questo è olive e zucca, questo è melograno e primula, poi ci sono anche altri olietti, e io questi oli in particolare li userò per un progetto un po' creativino. Poi lino e cotone. Mi è sparita completamente la chat, ragazzi, non so se è perché non la vedo più io, oppure perché non state più scrivendo voi. Ok, ora è riapparsa. Ok, perfetto. E questo invece, appunto, lino e cotone. E poi ci sono anche le versioni con il roll. Questa è melograno e primula con il roll. E poi sembra tutto ancora intonso e immacolato. Io sono il mago di riaprire le confezioni e richiuderle. Non sapete cosa ho fatto per tirare fuori questo olietto qui senza sfare la confezione. E questo è sempre lino e cotone, sempre nella versione roll. E poi mi hanno mandato la loro linea, che è bio e ha un sacco di certificazioni, quindi sono veramente curiosa. Mi hanno mandato il latte detergente cleansing milk, che in questo momento non è qui dentro perché lo sto usando, il loro esfoliante viso corpo, che questo invece c'è qui dentro anche se l'ho già usato qualche volta. Guardate come sono sassose le loro confezioni. Qualcuno mi sta scrivendo di fare il pooping cooking, ma esattamente qual è il divertimento di fare pooping cooking? Nel senso, non boh, come allora, questo quindi è Fisionatura Bio, appunto l'esfoliante, e poi la crema corpo è buonissima, e la crema viso, che io adoro, vi faccio vedere. A parte le confezioni sono molto carine. Sono carine perché sono squeezing e non si aprono, non fanno casini, e mi piace portarmela in borsetta questa qui perché è un formato abbastanza piccolino ed è una ottima base viso. Comunque ve ne parlerò meglio nel video di lunedì, e adesso rimettiamo tutto a posto. Ecco, la cosa brutta dei live è che non posso tagliare i momenti in cui io faccio i miei casini, che io sono veramente imbranata e casini. Bene, adesso invece arriva il vero e proprio unboxing, perché io ci sono delle cose che non ho aperta. Che io non ho aperta? Ma cribbio! Allora, che io non ho aperto. Dani, il prossimo live devi farlo con noi tutte sul tema del matrimonio. Aurora Zoraide. Yes, of course, why not? Allora, mi sono arrivate un po' di cose, io le ho tolte dalle scatole, però ancora non ho guardato bene cosa c'è dentro. L'unica cosa che ho guardato sono questi, che sono carinissimi! Qualcuno scrive ukulele, sì, un attimo, aspetta. Lo farò alla fine e sarà una totale figura di merda la mia performance all'ukulele, perché ovviamente io per girare quel pezzo alla fine del video ho tipo fatto 500 prove, è un casino terribile. Insomma, vi volevo far vedere il lusso dei miei biglietti da visita, che non darò a nessuno perché costano troppo, quindi cioè, questi sono i miei biglietti da visita, non li do a nessuno.
li potete fotografare, però quando mi incontrate vi do i miei biglietti da visita da fotografare. Praticamente arrivano in questa scatolina e come vedete sono di cartone, l'avete visti su Instagram. Il cartoncino ha la sezione colorata rosa, si vede meglio se sono tutti insieme secondo me. Vedete? Sono di un cartoncino spessissimo e da una parte c'è solo il mio logo, dall'altra invece ci sono i miei contatti. Che nel senso sono quelli che potreste trovare anche online, perché io il mio numero di telefono non lo do neanche alle persone con cui lavoro, però... Allora, mi fai le partecipazioni per il matrimonio, Mirko, Giorgia? E non ho il tempo per fare niente, mi dispiace! Posso fare un video su come le ho fatte io in genere, più avanti, verso maggio, però non posso prendere assolutamente commissioni in questo periodo perché sono piena fino a qui di lavoro. Per fortuna, cioè mi piace lavorare. E allora, iniziamo dall'unboxing vero e proprio. Mi è arrivato questo pacco di We Make Up. E non ho visto cosa c'è dentro, quindi adesso andiamo a vedere. Oh, I'm the master of aprire scatole. Fantastico. Ok. Oh, che carino! Bene, questo è un brand di make-up abbastanza nuovo. Avevo visto la loro pagina di Instagram, che è un sacco carina. E ancora non avevamo collaborato. Allora, questo è... si chiama... No, questo è di un altro... Questo non c'entra niente. Credo che mia mamma mi abbia messo questo in mezzo a questo. Sono due brand diversi. Questo è We Make Up e questo è Nouveau Cosmetics. Scusate, mamma. Anche se so che non mi stai guardando. Vergogno. Ah, vabbè, iniziamo a far vedere We Make Up e poi andiamo a vedere il resto. E ci sono tutte parole sulle confezioni. C'è while, since, once. Trovo un'idea molto carina, ever. Anche perché sono nomi che si ricordano bene, sono carini. Adesso andiamo a vedere While 04, che cos'è. Get it now while is going... No! Get it now while the going is good. Wow, pronunciation. C'era scritto questo. Have you ever, cosa vuol dire? È un eyeliner blu. È un eyeliner blu. Io gli eyeliner blu. Vabbè, ci proverò ad usarlo perché io sono un po' affezionata al mio eyeliner nero. Mi è di nuovo sparita la chat dei commenti, ragazzi, non so cosa dirvi. Non so se è perché a un certo punto non scrivete più oppure perché... No, ok, poi arrivano tutti di botto. Funziona bene. Lorena Rizzi mi scrive I love you, grazie. E poi, questo invece è Ever e credo che sia un rossetto liquido. Ever invece è una tinta rossa. Rossa che credo che sia... Non ha odore. E credo che sia appunto una tinta labbra. E poi la provo. Ora non proverò mai nulla live. Perché io sono il master a fare casini mentre c'è qualcosa di importante da fare. Quindi non lo farò mai. Allora, poi since... c'è scritto black. Il che è rassicurante, black. Since è un... Come si aprono queste scatole? Ok. You and I, we've been friends since forever. Qui mi sono un po' impegnata con la pronunciation. Ok. È un tubo. Credo che sia un mascara. Sì, è un mascara. Sembra un po' grumosettino. Io li devo provare. Con i mascara io raramente ho feeling. L'unico con cui ho avuto feeling subito... È stato quello di Too Faced, Better Than Sex. Marta Maffeo mi chiede domanda della vita che non c'entra niente con il video, ma vabbè, che rustico perché non sono troppo curiosa. Pringles o San Carlo? Che domanda strana. Pringles, ma non è una rustica la Pringles. Sofia Zappone chiede come stai? Benissimo, grazie. Maria Angela R95 mi sta facendo la domanda che mi stanno facendo tutti. Quando lo fate un mini creamy? Ragazzi, la risposta è esattamente quando ci pare e queste cose non si dicono e non se ne parla purtroppo. Cioè non si ne parla. E Matteo Arrighetti dice sto guardando live con mio gatto e sembra interessato. Ah, apriamo once. Io sto continuando ad aprire le scatole nel modo sbagliato.
Ah, once you try me, you will want more. Mm. It è una cosa. Maria Giangela, sì, certo, forever. È una cipria. Cipria compatta. Che c'ha il suo puffettino qui e la cipria. Non muoio per le ciprie compatte, però va bene. Ok, adesso ributtiamo tutto dentro. A posto. E We Make Up l'abbiamo fatto. Adesso apriamo il pacchettino di Nuvo Cosmetics. Daniela Marchese dice, ma questi commenti in russo li vedo anch'io, non capisco. Russi, io non mi capisco. Comunque, questo invece è un pacchetto di Nuvo Cosmetics, che dovrebbe essere una startup per quanto riguarda il make-up, cioè comunque un nuovo brand, e sono tre rossetti. E adesso andiamo a vedere di che colori sono. Esci, ti prego. Ok. Allora, questo è wow, è bellissimo. Questo è bellissimo. Si chiama Ruby. E è un rossetto, cioè mi piacciono le spiegazioni semplici. Qui dietro c'è scritto rossetto Ruby 05. Capito? Fantastico. Anche l'odore è buonissimo. Poi escici rossetti. Mr. Johnson, sorry, I don't understand you, but can I ask it's Italian or not? Yes, this is Italian. Hi. Ok. Poi, Nouveau Violet si chiama questo, immagino che sia un viola. Oh, ma sono bellissimi! Ma io adesso vorrei, se non fossi sicura che me lo do tutto molto fuori dal contorno labbra, direi che... Ah, Sara Vincis mi dice, Dani, i tipi russi dicono che sono ubriachi ma ti guardano comunque. Ok, ciao tipi russi ubriachi. Niente, cioè io non vorrei mettermeli, ma sono sicura che farei un casino terribile, quindi mi astengo dal truccarmi like. Quanti trucchi hai? Una quantità. Oh mio Dio! Cioè io ho appena tirato fuori dal pacchetto di Nuvo Cosmetics tre dei miei colori di rossetto preferiti in assoluto. Non vi so dire della durata né nulla, ma i colori sono... bellissimi, no vabbè, poi vi faccio magari una fotina Instagram dove li indosso, così almeno. Martina mi dice, Nani metti il viola, no, non vi darò questa soddisfazione di vedermi mettere il rossetto così a cavolo, ok? Allora, adesso peschiamo a casa dal mio sacchettone, perché voi dovete sapere che io ho un sacchettone della Lidl qui, no, di Panorama, pubblicità occulta, e peschiamo a caso e ci... ok, L'Oreal, Makeup Designer Paris. Sembra un cofanetto. Gli hashtag sono undercover e copro tutto. Io credo che siano correttori? Vediamo. Ok. Oh! Wow! Non mi sono sbagliata, è giusto? È giusto? Sono correttori, ma guardate che carino questo cofanetto. Oh! È bellissimo. Qualcuno sta suggerendo di fare uno scherzo telefonico a Serena in diretta, ma credo che sia ancora in Lamponia, quindi mi costerebbe troppo. Il prossimo live lo facciamo. Non glielo dite. Allora, praticamente c'è un pennello spugnetta, credo, non l'ho aperto, una spugnetta nera piatta da un lato. Questo qui che credo di aver già avuto, infallibile Total Cover, che credo che sia un fondotinta, è nel colore 22. Ma allora mi spiegate di Tel Cosmetics, io vi sembro del colore 22. Questo c'è scritto beige, io non sono beige, io sono bianca cadaverica, non si vede neanche, ma guardate l'interno del mio polso, guardate quanto è bianco, riflette la luce. Accidenti. E allora, no, grazie per avermelo mandato, ma è beige. Lo userò ad agosto, quando sarò al massimo della mia abbronzatura. I russi stanno tramando qualcosa per ucciderci tutti. Boh, può essere, ma tanto sono live. Questa invece è una palettina di correttori, che però non mi va di aprire adesso, perché voi dovete sapere che io ho un po' la mania di tenere le cose per un po' nuove, cioè quindi io le tengo per un po' a casina, carine,
coccolose nuove a casa perché mi piace così, perché sono strana. E qui invece cos'è? Problema. Allora, sei una workaholic? Ah, ok, aspettate, fatemi vedere se ho capito. Sì, yeah, ho capito. Praticamente ti dice lo schema del correttore che devi usare a seconda del problema. E quindi non si vede troppo perché riflette un po' la luce, perché ho i fari che manco Barbara D'Urso, ma... Oh, ma siete fissati con i russi, ragazzi! Giulia Giorgi dice, ma mi si blocca. Che cosa ti si blocca? Il mio video? Ti si blocca il mio video? Giada Crepaldi, ciao! Sono andati via, simpaticissimi, ti adoro, dice Eugenio. Vedo Fitti dietro di te, buona kiss. Non l'avevo neanche notato, togliamolo per evitare tipo che si pensi che sia pubblicità occulta. Lo tengo lì perché in genere io mi porto la tazza dell'acqua calda e la metto lì. E allora, Laura mi chiede quando traslochiamo. No, niente, non si sa perché dobbiamo fare dei lavori e quindi prima di dare la disdetta al nostro appartamento in cui siamo in affitto, aspettiamo che i lavori siano quasi finiti e quindi niente, aspettiamo un attimino. Novità sulla casa? Sì, c'è stato dato il nulla osta, dobbiamo fare un piccolo ampliamento per farci la cucina, così avrò finalmente una cucina grande, ragazzi, io sono commossa. Sono partita da due banconi, cioè io nella prima casa avevo due banconi in cui uno c'era il piano cottura e uno il lavandino, non avevo neanche lo spazio per affettare la roba. E adesso avrò una casa gigantesca. Ciao Miss Cremicrimi, io ti adoro, mi saluteresti in questo livello? Ciao Chiara Villa, in questo livello. Allora, ok, bene, quindi questo era il cofanetto e adesso peschiamo un'altra cosa. My Beauty Box. Qui però mi hanno detto che hanno già attinto perché gli serviva una cosa che hanno trovato dentro e quindi Allora, questa è una box a tema Just Girl... No! Girl Just Want to Have Fun! Carine le illustrazioni così. Ah, ok, questo mi è stato sottratto. Il labello che c'era qui dentro, perché mia cognata ha detto che le serveva un labello. Ok, a posto, qui dentro c'è... Very ricca. Ah, questa è una delle mie lacche preferite che io ho già lì, che non vedete, però ce l'ho già. Quindi questa qui la regalerò alla mamma. Quindi una lacca della Adorn. Una BB cream della Garnier. Light, grazie, grazie per avermi inviato la light, grazie. Il video si blocca, quanto torni in Liguria, chiede Claudia. E... non so. Che carino, questa è di Mercy Handy e è praticamente una crema mani, bellina, io adoro il loro detergente, il loro... come si chiama? Vedete, in questi casi nei video io taglio questa parte di balle di fieno che rotolano nel mio cervello e voi avete subito la risposta, come si chiama? Il disinfettante per le mani, mi piace il loro disinfettante per le mani. Ah, è difficile parlare. Poi c'è una cosa di Sien... Ah, ok, questo è un contorno occhi di Sien, però sembra un po' apertino. Un contorno occhi di Sien. Ok. Poi abbiamo una matita scura, labbra, di Puro Bio Cosmetics. Ok. Poi abbiamo... Cosa sei tu? Cosa sei? Ah, di Puro Bio Cosmetics è un rossetto. No! È un rosa satinato, no, queste cose non si fanno. Ma solo nello stand di Essence della mia città rimane i prodotti con le opzioni passate, che fastidio. Mi saluti, sì, ma come ti chiami? Oh mio Dio, Angelo. No, succede un po' ovunque, in realtà Essence funziona un po' così. Va bene, però l'amiamo per quello. Allora, hanno ritrovato la tua borsa e la telecamera rubata? No! Però sappiate che io, siccome sono... E siccome c'ero rimasta molto male, siccome questa cosa stava proprio avendo effetto su come vivevo la mia vita, mi dava fastidio, ero triste, ma per poi una cagata, perché non è che mi abbiano... Cioè, se mi avessero rubato il cellulare sarebbe stata una tragedia. Però, cioè, comunque la risentivo un po' soprattutto per come è successo, perché mi sono sentita veramente... Quando vi dico che mi sono sentita stupida, credetemi, mi sono sentita davvero incredibilmente stupida. E niente, e praticamente siccome...
volevo reagire a questa cosa e io ho ricomprato tutto. Cioè ho ricomprato sia la borsetta, su incitazione di Davide, mi ha detto, senti, vai, ricomprati tutto perché così la vivi meglio e facciamo magari qualche sacrificio, intanto a te serviva per il lavoro la macchina fotografica, la borsa te la regalo io, e quindi è stato molto carino e adesso quindi io ho di nuovo la mia borsa identica alla borsa di Michael Kors e ho preso invece un'altra macchina fotografica che non è una Canon perché mi avevano rubato la Canon M3. Ma ho preso la stessa telecamera di Serena perché mi era piaciuta tantissimo e ha il costo più o meno uguale, che è la Sony 5100L e niente, quindi... Sì, comunque sì, Anna, è un cucciolo Davide, ma nel senso che lui è molto pragmatico in queste cose. Quando io spendo per la mia attività, mi dice, stai investendo su di te, quindi non ti fare problemi. È un buon motivatore e anche quando faccio una cazzata me lo dice. Qui c'è la scatola della BB Cream che ho tirato fuori prima. E qui c'è... che carina questa! Questa invece è una Master Camo della Maybelline, che è una palette di correttori che non swatcherò perché sempre per il corollario del teorema che voglio tenere tutto nuovo per un... Ok, adesso rimettiamo tutto a posto. Ok. No, perché le cose che io tiro fuori dalle scatole poi non rientrano mai nelle scatole? Miriam, you are French? Ok, I'm Italian. Ok? Wow. Poi questa ci tengo particolarmente perché questa è una startup di ragazzi giovani. Rachel Noir dice, se ti rubassero il cellulare, ma iniziamo. Questa è una startup di ragazzi abbastanza giovani, è carina e si chiama Phoebe Cosmetics. Questo l'ho tirato fuori dalla scatola, sapevo già cos'erano, e sono queste tre palette magnetiche per farsi le palette custom, magari sono molto utili tipo anche per gli ombretti di Nabla o di MAC, eccetera eccetera. Qualcuno mi ha detto qualcosa della Adorn. Io uso lo spray protettivo di Adorn. Tu usi altri prodotti di quella marca? Se sì, come ti ci trovi? Maria Pia Parente. Bene, mi trovo con tutti bene. Anche io uso lo spray protettivo, quello tipo di DT, no? Carino. Ce l'ho anche io, Master Camo della Maybelline, dice Francesca Breschi. Oh, ciao Francesca! E allora, non lo so, poi ti saprò dire come mi ci trovo. Allora, ma la cosa sorprendente è quanta gente straniera c'è. Ciao Jessica con la G! E praticamente quindi queste sono delle palettine magnetiche, semplicissimo, come potrebbero essere le Z palette, però sono di questa azienda che si chiama Phoebe Cosmetics e hanno appena aperto e sono carinissimi, anche perché un'azienda che non ti chiede, ok, io ti mando i prodotti, tu devi farli per forza vedere in video, è una cosa rara. Però sappiate che tutte le aziende con cui collaboro sono così, cioè faccio fatica a trovarle, faccio fatica a trovare un'azienda che mi rispetti, che rispetti il mio lavoro e che non mi imponga di far vedere le sue cose, anche perché io non lo faccio, non ho nessun problema. E Phoebe e anche tutte le altre, però loro sono stati carinissimi, sono stati davvero dolci, perché mi hanno chiesto un parere sul loro prodotto, che oltretutto è adorabile, quindi carini. Allora, poi, un sacchetto che sembrava molto più pesante di quello che è, Glossip Milano. Oh no. No, anche tu cuoco e Glossip. Adesso vanno un casino questi qui. Allora, aspettate, vediamo se ho capito bene cos'è. Sono 6 rossetti di quelli doppi. Di quelli doppi intendo come quelli di Collistar usciti l'altro giorno. The Night Nate Figure. Chiede come estás. E sta bien, grazie. E allora, praticamente sono rossetti doppi. Allora, io ragazzi, questi rossetti a me non piacciono perché non capisco, cioè, allora, ok, vedete, sono questi qui doppi che hanno una parte tipo questa parte sopra è rosa e questa qui è arancione. Mi chiedo come faccio a, cioè, finché sono sopra, ok, viene rosa sopra, ma sotto come faccio? Perché poi devo fare così. È un po' scomodo. È molto scomodo, cioè, no, io anche quelli della Collistar avevo detto che no can do. Ci riprovo, gli ridò un'altra occasione anche a suo giro, ma non mi sa di no. Quindi niente, mi hanno inviato un po' di colorazioni, poi magari ve li faccio vedere meglio in un video, come se questo non fosse un video. Ciao, volevo farti una domanda, mi dice Mia. No, mi sta chiamando qualcuno
Non ci posso credere! Telefonata live, vediamo. Pronto? No, guardi, ha sbagliato numero. No, 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 non conosco nessuna dottoressa Milena, mi spiace. Arrivederci. Fantastico. Ragazzi, voi dovete capire che continuano a chiamare casa mia, sempre, chiedendo di questa dottoressa che io non conosco dall'inizio. Terribile. Mariangela mi chiede: come fai a tenere sotto controllo tutte le scadenze dei prodotti? Non lo faccio, nel senso che i miei prodotti hanno una rotazione molto veloce. Io li uso per 3 mesi, li recensisco, poi arrivano quelli nuovi, quindi ho quelli vecchi, ho tutta una serie di persone a cui li do, a cui fanno piacere riceverli. Alcuni li archivio, non importa più se sono scaduti, perché li tengo anche solo come archivio per vedere cosa è uscito. È un po' complicato, insomma, le cose che tengo io non hanno mai più di 3 mesi, quelle che uso io. Allora, mia Telatina mi chiede: ciao, volevo farti una domanda, la cosa più strana che ti è successa in aeroporto, mi saluti, ciao. E... ah sì, a Londra mi stavano per far perdere l'aereo per New York, non è stata la più strana, ma è stata sicuramente la più... quindi niente, sì. Allora, non ci posso credere, ma basta! Pronto? E no, guardi, ha sbagliato di nuovo numero, questo numero è sbagliato. Ha chiamato quello di prima, l'ho risposto sempre io. Mi ha anche buttato giù. Vedi a essere simpatici, cosa succede? Ok, andiamo avanti. Qualcuno mi ha detto show your breast. No. La prossima volta ti conviene bannare tutti i russi. Da come ci sono arrivata hanno incominciato a darti della troia. Ah, va bene, bene, ok. Ok. Accettiamo la considerazione che i russi hanno di me. Andiamo. Quindi, questo invece è Debbie. Debbie è praticamente il marchio... Ma è pesantissimo. È pesantissimo. Cosa c'è? Oddio, no. Ah, io dico così, oddio no, perché non ho più spazio lì dove vi dovrei mettere, mi spiace. Una borsa di smalti. Una borsa di smalti. E beh... Ah, no, smettete di cadere. Ok, no, questo che mi è caduto in mano, ho trovato un colore molto improbabile, tipo un giallo oro. E no, carini, tra le altre cose. Carini, però no. Ah, e poi c'è altra roba, ci sono dei correttori in stick. Correttori in stick. E poi ci sono anche altre due matite. Spot Solution, a quanto pare. E poi c'è anche un... Ah, ci sono anche due di questi, che sono i Concealer Solution. Non ho provato niente di tutto ciò. Grazie Debbie e per la vagonata di smalti avrò un sacco di regalini da fare alle amiche. Anche perché io non so se vedete, io come smalto veramente poco. Siamo arrivati all'ultimo pacchetto mandato dalle aziende. Bene, il tempo vola quando ci si diverte, vero? Ok, questa è di Lush. Allora, Lush, io cosa ho fatto? Ho tolto tutti quei pallini verdi che c'erano dentro e... Mia Telatin dice: amore, l'evento nel Veneto? Mai. Ragazza, mi devono invitare, io non li posso più fare così a caso, perché l'ultima volta eravate così tanto che mi è venuto un po' il panico. Chi c'era a Bari sa quanta gente c'era. Cioè, io l'anno scorso ho fatto un evento, due anni fa, ho fatto un evento a Bari e un evento a Napoli, c'era tantissima gente, io mi sentivo, vabbè che ero anche con un'orina, quindi c'era ancora più gente, però... Io devo avere una cosa organizzata per fare un evento, perché io ho un po' l'ansia di queste cose. Comunque, questo è un pacco di Lush al quale io ho praticamente tolto il ma Sara Panozzo, chi è che sta offendendo? Io non riesco a leggere come... Cioè, se sono insulti in russo va bene, intanto non li capisco. E praticamente ho tolto i pallini verdi che c'erano e non ho ancora guardato per bene i prodotti, però questo lo conosco già, è l'Unicorn Horn, e vi farò vedere un uso alternativo su Instagram. Questo è un pelucchio.
Vi farò vedere un uso alternativo su Instagram. Ah, ho capito chi è che insulta. Ragazzi, ma va bene. Va bene, dai, sta facendo citazioni di amici miei. Rispetto, sorella. E va bene, Unicorn Horn, che è una balistica, ma appunto vi dicevo che vi farò vedere un uso che ne potete fare se non avete la vasca come me. Poi, Kiss Me Quick, bigliettino detergente. Cos'è? Ha un odore un po' forte. Qualcuno sa che cos'è questo? Kiss Me Quick? Giulia, chiedevo se vai in palestra. No, non vado in palestra perché a me la palestra fa schifo, non come movimento fisico, ma io se devo fare un programma di allenamento lo faccio a casa, come avevo già fatto. Al momento non lo posso fare per vari problemi, ma infatti vado tanto a camminare, perché io dovete sapere che ho un ginocchio rotto e quindi io per adesso non posso fare esercizi e cardio molto... cioè non posso sollecitare troppo il ginocchio, quindi io adesso vado a camminare, corro poco e piano e sto andando a camminare tutti i giorni. Questa è la mia palestra, anche perché appunto a me la palestra mi sembra proprio un ambiente insalubre. Il canale diverso mi chiede ma la live si può rivedere? Certo, viene pubblicata sul mio canale dopo. Era un bigliettino detergente per togliere il rossetto. Ah, ho capito. Ah, poi questo scusate, questo si chiama Oral Pleasure. E lavadenti tantrico, un mix piccantino di crescione del Brasile per i suoi poteri afrodisiaci e frutto della passione per una sensazione assai gradevole. Ok, ora sono decisamente curiosa di questo Oral Pleasure. Bene, poi questa sembra una balistica. Lover Lamp, bomba da bagno, vediamo che cosa sei. Oh, che carina! Questa credo che fosse una box che mi era arrivato per San Valentino. Che carina. Oh mio Dio. Come tutte le cose di Lush, se la uso un po' così mi fanno un po' effetto cocaina. Ok. Poi abbiamo altri tre prodotti. Questo è None of Your Beeswax. Che carino. Praticamente Giulia Carvelaris mi chiede: ciao Crimi, non vedo l'ora che tu parli della nuova casa. Grazie, prima o poi ne parlerò quando avrò qualcosa da dire. E allora, niente, questo è un balsamo labbra. Sentiamo di cosa sa. Direi di patate arrosto. Ma che odore è? No, ok, adesso che vado più... non riesco a capire, c'è una punta di limone, ma a me appunto mi ricorda troppo le patate arrosto quando ci metti il limone. Anche tu sbagli il mio cognome. No, cosa c'è scritto? Qual è il tuo cognome? Anche allora, Giulia Carlevaris. Sì, ho capito, però è difficoltà 10 il tuo cognome. Adesso voglio un premio. Allora, ok, Angelo Coppi dice: io direi che hai fame. In realtà no, stranamente è uno dei pochi momenti della mia vita che non ho fame. Però sì, no, sta troppo. Dai ragazzi, questo sta di patata arrosto con sopra limone. E questo è labbra da cinema, l'abrasivo. Oh, era un sacco che volevo l'abrasivo. E questo di cosa sa? Questo è fantastico. Questo sa di torta alla mela. Ok, credo che la live finirà con me che sniffo questo. Ah, questi invece sono quelli nuovi. Sì. Questo è il Pangalactic Gargle Blaster, colluttorio in pastiglia. Questo mi incuriosisce un sacco, perché appunto dovrebbe darti un alito fantastico con una pastiglina. Alessandra De Mattia, farai un viaggio con Serena? Magari sì, non lo sappiamo, cioè in realtà ci conosciamo abbastanza da poco, quindi stiamo già parlando di progetti futuri, ma non c'è ancora niente di sicuro. Ci piacerebbe sicuramente però fare un viaggio insieme. Magari anche un tour della Toscana, visto che noi siamo toscane, almeno io da adozione. Abbiamo finito la busta del panorama, dove c'erano dentro tutti i pacchi delle aziende, e ovviamente per terra sembrano molti di più di quelli che sembravano dentro la busta.
Io non so dove mettere le cose. Adesso vi faccio vedere il mio shopping, che invece ho fatto da sola. Intanto nel video di ieri vi ho fatto vedere questo zainetto da Bershka, che ho comprato insieme alle cose che facciamo, che vi faccio vedere adesso. Lucia, ma quanto ti sono cresciuti i capelli? Li ho anche tagliati già 3 volte. Tanto per dire, cioè, io li volevo corti, ma a me corti non mi ci stanno. Quindi questo è uno zainetto di Bershka, carina, carina, carina. Io adoro. Ho detto lo zainetto carina, vero? Non ho sbagliato aggettivo. Vabbè, è uno zainetto transgender. Ok, quindi Bershka. E adesso vi faccio vedere altre 2 o 3 cosine che ho comprato da Bershka. Oh, questa la adoravo. Quando l'ho vista ho detto basta, tu devi essere mia. Guardate com'è carina. Non si vede. Aspettate. Ok. È una felpa rosa con dei laccetti con scritto whatever. Whatever. È fantastica. Io poi adoro questo colore qui, io sono vagamente fissata, lo noterete dal colore del look che ho scelto da Bershka, e io sono un po' fissatina con il rosa. Ho perso il filo perché mi distraete nei commenti. Ok, quindi questa qui, carinissima, con questi laccettini laterali che si possono regolare, sono veramente adorabili, è veramente carina, magari ve la farò vedere indossata in un video poi. Ora non se ne parla, ora non farò mai un try on haul live, anche perché si chiamerebbe girlcam e non è tanto legale su YouTube. Ok, ah, poi questo l'ho rubato a Tia, perché gliel'ho visto, ho detto Tia, devo comprarmelo anch'io. Questo è un bellissimo giubbotto jeans. È di modello oversize, tipo quello che porta sempre Ariana Grande, che sembra che ha la testina così, da tanto è grande giubbotto. Questo è un pochino più piccolo, però vedete che è un giubbotto jeans con questa finitura sulla manica e dietro. È carinissimo, è veramente una cosa adorabile. E appunto è un bellissimo jeans. Un bellissimo punto di jeans, di blue jeans, e è molto solido e abbastanza caldino, cioè perfetto per la primavera, per quando ancora non fa caldissimo. E quindi questo. Sara Panozzo, anch'io ti seguo da quando hai aperto il canale, mi saluti, certo, ciao. Eugenio Camarella, ah no, mi chiamo Aurora. Ok, dovresti commentare con un nickname che si chiama Aurora. Perché non ti piace mettere lo smalto, mi chiede Lucia. E non è che non mi piace, è che non mi piace dover stare ferma mentre si asciuga. Sì, molto Tumblr la felpa rosa, oltretutto, sì. E poi, parlando di rosa, ho preso una t-shirt rosa, che questo è un punto di rosa bellissimo. E queste t-shirt cadono benissimo e sono leggerine, sono veramente carine. Cioè, si vede che il tessuto è di qualità, non è come mettersi una fruit. E appunto, la commessa, quando mi ha vista, ha detto: ti piace il rosa? Quindi questa magliettina qui, stesso modello di questa magliettina qui, ho preso anche una magliettina un pochino più no, non è vero, non l'ho presa alla fine. Che cacchio sto dicendo? Allora, poi invece ho preso questa maglietta con le piante grasse. Che adorabile, non vedo l'ora di metterla. E praticamente ha tutte queste piantine grasse. Ed è modello blusa, va assolutamente stirata prima perché mi sembra un pelo stropicciata. È bellissimo, che c'è scritto tipo ouch, you can't touch this, veramente carina da morire. Ma da dove tutte queste cose, mi chiede Bernadette, da Bershka. Poi invece, allora, ho preso 2 accessori. Ho preso questi choker, perché non so, a me all'inizio la moda dei choker non piaceva, ultimamente mi piace da morire. Io cambio idea così. E praticamente un giorno farai un video con Davide, chiede Elena Bati, lo escludo abbastanza perché io non voglio farlo vedere in video, cioè sono io, non è lui. Perché io tengo molto alla mia privacy e sì, no, non mi piace, non mi piacerebbe. Comunque, questo qui praticamente sono delle cordine di camoscino. Sì, Olly, i choker sono colpa di Shanti, è colpa sua che ce li ha sempre così carini, che quindi li devo prendere anch'io. E quindi questo qui invece è di vellutino, anche questo è di velluto ma è più spesso. E invece l'altro accessorio che ho preso è questo qui, che è un set di braccialetti piccolini, perché sono, non so se vedete, io non porto tanti braccialetti, però se li porto sempre molto piccoli perché mi piacciono piccolini.
Ragazzi, dura da 49 minuti sta cosa, ma ci siete ancora? Ok, allora, posto e le ultime cose che ho comprato, vi faccio vedere, le ho prese da Kiehl's, non sono più da vestire. Sono quello che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Cioè questo, che è il Powerful Strand Line Reducing Eye Brightening Concentrate, che è il nome che è più lungo veramente di un romanzo. E quindi questo. Poi ho comprato anche questa, la Pure Vitality, che praticamente ho visto che Clio ha messo in un video, cioè in un post, delle cose che non le sono piaciute tanto. Io l'adoro, quindi peccato, perché, cioè, secondo me è veramente una valida crema. E poi ho preso anche questo, il Butter Stick di Kiehl's. Ho speso un centinaio da Kiehl's alla fine, perché dovevo proprio rifarmi l'assortimento. Il commento e tu guardi in basso, io ti commento e tu guardi in basso, Cicci ti saluto che mi aspetta un esame domani, un bacione, se mai mi leggerai, commento prima che chiudi, mi saluti, Skyler, certo! Mamma mia, era un commento complesso. Adoro tutta la vita, mi saluti, mi chiamo Sara, ciao Sara! Sei bellissimo, grazie amore. E, ma la cam ondeggia, sì, l'ho spiegato prima, praticamente io sto facendo con l'iPad, non con la cam, quindi io adesso ho un braccio tipo che tiene così, e quindi io per scorrere i commenti, solo quando scorro i commenti devo toccare l'iPad che ondeggia un pochino, però devo dire che la qualità secondo me per essere una live non è male. Veronica Bellone mi dice, ciao Daniela, mi saluti, certo, ciao. Antonio Canzone mi dice, chi è Tia? Tia è Tia Taylor, che è quella ragazza che è famosa per fare Italy vs USA, che praticamente fa tipo, ultimamente ha fatto Five Foods That in Italy Don't Exist, tipo i cibi italiani all'estero che in realtà in Italia non esistono. Ragazzi, sto aspettando i commenti. Ciao Daniela, Giulia Gonnelli, ciao Daniela, mi saluti, certo. Ok, allora ragazzi, secondo me bisogna chiudere questa live perché dura quasi un'ora ormai. E questo era il mio shopping, ho finito assolutamente. E Cole, ok, grazie per avermi salutato, certo. Irene mi chiede, potresti salutare? Certo. No, non chiudere, il prossimo video, quando il prossimo video? Prossimo video, allora, d'ora in poi tutti i video saranno il lunedì e il giovedì e le live saranno il mercoledì, quindi ne facciamo una settimana. Se vi è piaciuto questo esperimento, se riesco a farle, se riesco a incastrare negli impegni, perché ovviamente io per fare la live mi devo fermare. Anche è vero che adesso YouTube ti offre la possibilità di fare live da mobile, che è molto molto meglio. E infatti lo sto facendo con l'iPad. E niente, vi volevo far sentire una canzone che ho imparato, che non pensavo si potesse suonare con l'ukulele. Faccio schifo, ve lo dico, faccio schifo in questa canzone ancora, però sono troppo contenta di come è venuta, perché non trovo lo spartito e certo. Qualcuno mi fa notare che oggi non è mercoledì. Sì, lo so, perché è stato un po' un casino, perché con il computer vecchio non riesco più a esportare video. Per fortuna è già arrivato il computer nuovo, vado a Spezia e lo ritiro domani. E praticamente da adesso lunedì e giovedì video, mercoledì live, sempre alle 18, tutto quanto alle 18, tranne la live che è sempre alle 17, dalle 17 alle 18. Ti mando tanti baci. Spero a mercoledì, una bellissima mamma, no, sei bravissima, hai una voce stupenda Dani, non ci sentite bene. Comunque, ho imparato quella di Moana, che sono troppo contenta di aver imparato, che è tipo, ve lo dico, ragazzi, non mi pigliate per il culo per questa cosa, perché veramente sono un po' touchy sull'argomento, faccio ancora molto schifo. Studio do it yourself, no, che notifiche mi stanno venendo? Ok. I've been standing at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every step I make, every I know how far it goes.
troppo carini. Secondo me non siete abituati a vedere gente che suona bene l'ukulele, perché io non suono bene, non canto bene. Però sono carina. Cioè, sono carina, siete carini. Sono carina? Mi sono fatto un autocomplimento, lapsus lingue. Bravissima. In realtà sto imparando anche Rock a Babe, ma non sono ancora... Non sono ancora pronta. Rockabay. Rockabay? Rockabay o Rockabay? Rockabay. Rockabay. Vabbè, insomma. A posto! Allora, io vi saluto tantissimo. Vi devo ricordare tre cose. Quindi adesso voi mi dovete mettere un mi piace alla fine di questo video. Avete fatto? Aspetto qui finché non avete fatto tutti. Perché io li vedo i mi piace, li vedo che salgono i mi piace. Mettete i mi piace adesso, tutte insieme. Proprio tutte a manetta. Mettete i mi piace finché non arriva... A 300 non mettiamo giù questa live. Vai, coraggio, su, andate di mi piace. Vabbè, ma mi sono stufata. Continuate a mettere mi piace. E mentre mettete mi piace, scampanellatemi, così riceverete le notifiche. Mettete mi piace e scampanellatemi, così la prossima volta che inizia la live lo sapete subitissimo. E poi, ultimo ma non meno importante, iscrivetevi, perché sono tanto, tanto, tanto scema. Ok? Bene, io vi saluto tutti quanti. Io non ho idea di come faccio a terminare. Ok, forse ho visto come faccio a terminare la live. Quindi adesso tipo farò una cosa fashion e metterò la mano sulla fotocamera, così sembrerà che il video si stoppa in modo carino. Giulia 97 smile, certo che ti saluto. Ciao. Che belle scritte, mi saluti Federica Fiorucci. Certo, continuate a mettere mi piace, altrimenti vi uccido. E comunque questa live la potete rivedere su questo canale, ovviamente sul canale Miss Creamy Creamy, e ci sarà, e i vostri commenti dovrebbero rimanere, cioè oltretutto i commenti che avete scritto adesso dovrebbero rimanere nel canale, e quindi non disperate. Ci vediamo la prossima volta, ci vediamo lunedì con un video per Fisio Natura Bio, e ci vediamo mercoledì per la live e giovedì per un altro video. Ciao ragazzi, un bacio grande, è stato bellissimo, ciao! Aspetta, facciamo l'effetto figo della telecamera, che chiudo la telecamera. Fuo. No, niente, non vedo.